questo. È una notizia che si comunicano tra di loro, è un messaggio mafioso. Si informano reciprocamente. Allora, esce questa notizia che mi colpisce moltissimo, perché io in Occidente, è il mio mestiere leggere i giornali, li ho fatti per tutta la vita, li leggo con attenzione. Quando compare un titolo, so sempre che dietro un titolo c'è qualcuno che ha preso una decisione. E se il New York Times mi dice questa notizia che adesso vi cito, no? Testuale, 9 banchieri si riuniscono una volta al mese in un ristorante segreto di Manhattan per decidere tutti insieme qual è la gestione dei famosi derivati, famosi non so chi di voi lo sa, dei derivati su tutte le borse mondiali. Non importa che sappiate cosa sono i derivati, è una cosa un po' complicata e completamente assurda. È come se vi spiegasse come funziona la roulette, ma voi avete qui il casino di Cervenzale e potete scoprirlo meglio di me. No, i derivati, vi do la dimensione. Secondo stime attendibili, i derivati sono qualcosa che va intorno ai 700 trilioni di dollari. Siccome un trilione, ve l'ho detto prima, vale 1.000 miliardi, i derivati che girano per il mondo in questo momento sono 700.000 miliardi di dollari. E 9 banchieri si riuniscono segretamente una volta al mese in quel di Manhattan per decidere dove andranno a finire 2 trilioni, 4 trilioni, 5 trilioni di dollari da un giorno all'altro, da un giorno all'altro, anzi no, dico, giorno, sto esagerando, da un minuto all'altro. Perché questi signori si alzano e dopo essersi alzati danno ordine a quello che sta seduto dietro e gli dicono adesso schiaccia quel pulsante lì. E in uno spazio di pochi secondi gigantesche somme vanno da Hong Kong a San Francisco, da San Francisco a Bangkok, e così via scorrendo. Questo è il vero potere mondiale. Cosa vi credete? E questi signori sono pochissimi, potentissimi, e con questi soldi si possono comprare interi eserciti, con questi soldi si comprano governi, presidenti della Repubblica, ministri degli interni, ministri della difesa. Sono soldi virtuali, ma servono. In questo momento, per esempio, la guerra in Siria, tutte le notizie che vedete sui giornali, apparentemente uno dice, ma lo so, c'è la guerra in Siria. Ma qualcuno vi spiega chi è che la fa questa guerra in Siria? In Siria c'è un esercito già, che viene calcolato da molte parti, non da me, di 25-30 mila persone, che vengono armate tutti i giorni con armi moderne, che vengono trasportate, che vengono informate, che hanno i sistemi di informazione, cioè è un costo pazzesco, fate il conto, 1.000 euro a testa per 25.000 per mesi e mesi. Chi è che tira fuori questi soldi? Da dove vengono questi soldi per fare la guerra contro l'esercito regolare della Siria? Da dove vengono questi soldi? Vengono da loro. In questo caso l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita paga l'esercito cosiddetto Free Syrian Army, l'esercito libero siriano. E insieme all'Arabia Saudita ci sono naturalmente i francesi, il governo francese, il governo inglese, il governo americano, il governo turco. Quindi, di quale democrazia stiamo parlando? Di quale democrazia stiamo parlando se le decisioni si prendono a questo livello, in questo modo? Cosa conta il governo italiano che voi credete di aver eletto? Cosa pensate che faccia la signora Bonino, ministro degli esteri, quando arriverà l'ordine del Dipartimento di Stato di entrare in guerra, nella NATO? Voi avete eletto il governo italiano? Il governo italiano c'è il ministro degli esteri, signora Bonino. La signora Bonino andrà a decidere a Bruxelles o dove capita, ve lo dico io, senza nessun problema, che noi andremo in guerra insieme agli americani contro la Siria, ma insieme anche all'Arabia Saudita. Quindi la risposta è: la democrazia è finita. Noi non viviamo in un sistema democratico, viviamo in un sistema autoritario in cui il potere dell'Occidente sta a Washington, lì si pigliano tutte le decisioni fondamentali senza tenere conto di noi, ma tenendo conto dell'esclusivo interesse dei grandi centri finanziari del pianeta, non dico neanche degli Stati Uniti, dei grandi centri finanziari del pianeta, e lì è l'unico luogo dove si decide. Noi non contiamo assolutamente niente.
Solo che così ci fai paura, scusami, perché tu poco fa ci hai detto andate dai nostri governanti, dite loro che non vogliamo fare la guerra, di modo che si possano opporre a questo sistema. Se poi mi dici che il sistema stesso è, diciamo, dominante anche sul nostro governo, a questo punto non possiamo fare nulla proprio. Io dico che bisogna cacciare via questo governo, è molto semplice. La mia proposta è che bisogna mandarlo via. Bisogna tutti. La risposta sì, Come? come è complicato. Certo, se noi pensassimo adesso di uscire tranquillamente sarebbe piacevole, ma non è reale. Però quello che avete visto sotto i vostri occhi sta avvenendo. Il 24 e 25 di febbraio, in Italia, non in capo al mondo, 19 milioni di italiani hanno cambiato partito. Non era mai accaduto prima nella storia della Repubblica Italiana, da quando esiste la Repubblica Italiana. Il 24 e 25 di febbraio, i due partiti principali, che adesso sono al governo, appunto, pensa un po', i due partiti principali, che adesso sono al governo, grazie al nostro presidente Augusto Napolitano, hanno perduto insieme 10 milioni e mezzo di voti. Anche questo non era mai accaduto prima. In questo momento in Parlamento c'è ancora un'opposizione. Per la prima volta c'è un'opposizione. 163 deputati del Movimento 5 Stelle sono dentro il Parlamento. Non era mai esistito negli ultimi 30 anni della storia italiana. Può piacere o non piacere, adesso non sto dicendo che è una meraviglia, dico semplicemente che c'è un cambiamento evidente della situazione. Allora, io naturalmente nel caso specifico, nel libro questo non lo trovate perché è stato scritto prima, eccetera, eccetera, ma io nel caso specifico ho detto nei miei editoriali che faccio su YouTube tutte le settimane, ho detto a Beppe Grillo indirettamente, non a lui direttamente, ma lui so che ha guardato, non può non aver guardato, gli ho detto: guarda caro Beppe, che tu l'Italia non la cambi con il 25% dei voti. E non la cambi neanche con il 51% dei voti, citazione da Berlinguer. Per combattere contro quei poteri che io vi ho descritto sommariamente adesso, non basta né il 25% né il 51%. Bisogna avere una grande alleanza democratica e popolare che salvi questo paese. E quindi io dico che questa possibilità c'è, e come che c'è? Ma guardate i risultati delle votazioni. Più di metà degli italiani non vota più. Ma sono stupidi quegli italiani? Ma non è vero per niente. Quegli italiani sono italiani molto vigili. Sappiamo che sono vigili. Sappiamo benissimo che pensano. Non è vero che sono stupidi. Io non ho mai pensato che la maggioranza degli italiani sia stupida. Non l'ho mai pensato e non lo penso neanche adesso. E quindi il problema è di parlare a questa gente. Ci sono milioni di persone che aspettano che qualcuno gli offra una maniglia alla quale aggrapparsi. Questa maniglia non c'è, certo che non c'è. Neanche Beppe Grillo costituisce una maniglia, ma ci sono milioni di persone che sono lì in attesa che qualcuno glielo proponga. E io sono qui non perché io offrirò questa maniglia, no, da solo non potrò fare, né da solo, né con l'alternativa, né con tutte le forze che in questo momento siamo in grado di impegnare, anche perché io non ho una lira. I soldi che abbiamo sono il tesseramento che ci facciamo, abbiamo la tessera costa 30 euro, uno che viene all'alternativa ci dà 30 euro, noi andiamo avanti così, chi se ne frega dei soldi? Io non li voglio i soldi, non voglio essere finanziato da qualcuno, da qualche mecenate che ci fa dei regali, io voglio parlare con la gente, sono convinto che se riesco a parlare con la gente capirà, molti capiranno, soprattutto se capiscono che la loro vita è in pericolo. Perché questo è il problema. Prima si erano le cicliche, crisi cicliche, va bene, le crisi cicliche andavano e venivano. Ci hanno sempre detto che le crisi arrivano, vengono, poi si spengono. In realtà questa non è una crisi ciclica, questa è una crisi dalla quale non si esce più con questo sistema. Dobbiamo andare a un altro sistema. Questa civiltà è destinata a finire, a morire, è inesorabile, finirà nel corso della prossima generazione. E allora ci prepariamo a una transizione verso un'altra società dove i valori non siano gli stessi. Noi siamo stati tutti educati, compresi voi, e più ancora i vostri figli, siamo stati educati a credere nei valori della competizione, della crescita, eccetera, eccetera. Una società, abbiamo creato una società violenta, stupida, assolutamente assurda, senza senso. Noi viviamo come delle bestie, quasi come degli schiavi, per guadagnare 4 lire. Questa società comunque è destinata a morire. E
E allora noi dobbiamo costruire un'altra dove i valori principali siano diversi da questi. Primo di tutti, la solidarietà. Vivere insieme, tutti insieme, con meno se occorre, diceva Berlinguer, l'austerità. Chiamatela come vi pare. Ma se arriviamo a capire che questa società così com'è non può reggere, allora adattiamoci. Tutte le cose che abbiamo sono proprio necessarie, il telefonino che avete in tasca è proprio necessario. L'automobile che usate necessariamente tutti i giorni, è proprio necessario a tutti i costi. Non possiamo vivere in un altro modo, sulla base di altri criteri. Chi ha stabilito che questa vita di merda è l'unica vita possibile? Allora, io penso che ci sono milioni di persone in grado di capire questo discorso. Qualcuno lo farà? Bene, proviamo. E allora possiamo pensare di dire al nostro governo, te ne vai, facciamo un'altra maggioranza, fatta di persone pulite, non ricattabili, che sono capaci di dire che a loro non interessa un trilione di dollari per ammazzare qualcuno, perché a loro si accontentano di fare delle buone decisioni nell'interesse del bene comune. Questo è quello che dico. Di facile non è facile, questo è chiaro. Sarà molto difficile, ma se si capisce che questa è l'unica speranza che abbiamo per uscire da questa situazione, ci si può provare tutti insieme. Possiamo uscire dall'euro? Perché qui le nostre tasche sono direttamente interessate, se ne è parlato anche proprio in occasione delle ultime elezioni, no? Come probabile scenario alternativo, posso usare questa espressione? Tu lo racconti, il problema dell'euro? Sì, ma io lo racconto in un modo un po' diverso da come lo si affronta di regola. Io non credo molto a quello che si scrive sul web, sul fatto che la soluzione sia uscire dall'euro, perché è come pensare che si parte dalla coda invece che di partire dalla testa. La moneta è il risultato di una serie di rapporti di forza, è l'ultimo scalino della scala dei problemi. Il vero scalino numero uno è che noi siamo di fronte a una crisi finanziaria che non ha soluzione, e la crisi finanziaria non è la crisi dell'euro. La crisi finanziaria è la crisi del dollaro. La crisi vera è la crisi della finanza mondiale, la finanza mondiale che è costruita sul dollaro, non sull'euro. Tutti i più importanti scambi, a cominciare da quelli petroliferi, avvengono in dollaro, mica in euro. Allora, il problema è un po' di cifre che qui non saranno male. In questo momento, mentre io parlo con voi e voi state ad ascoltare me, in questo momento gli Stati Uniti stanno producendo 85 miliardi di dollari al giorno di denaro virtuale. Una volta si diceva stampa, non si stampa neanche più, si lavora al computer. Questi soldi non esistono in realtà, vengono creati 85 miliardi di dollari al giorno come nocciolini. I giapponesi, con il nuovo premier Abe, hanno deciso a loro volta che adesso loro cominceranno a produrre denaro in quantità massiccia e vogliono raddoppiare la massa monetaria degli yen da qui alla fine del 2014. E sono anche lì cifre di queste dimensioni, 85-90 miliardi di yen, probabilmente di più. La stessa cosa fa con le sterline la Banca d'Inghilterra. L'unica banca che non sta facendo ancora in pieno la produzione di denaro virtuale è la Banca Centrale Europea, che come sapete ha la proprietà dei dollari che voi avete in tasca, uso proprio questa parola, i padroni dei vostri dollari, dei vostri euro che stanno in tasca non siete voi, credete che siano soldi vostri, ma sono soldi loro. Quindi per ora non lo fanno, però cominciano anche loro a farlo. A dicembre dell'anno scorso il signor Draghi, che è direttore della Banca Centrale Europea, ha regalato, la parola giusta è regalato, 1.000 miliardi di euro alle banche europee e mondiali. 1.000 miliardi li ha dati alle banche al tasso di interesse dell'1% formale, poi in realtà è uno 0,5. Li ha dati perché dice: io vi do i soldi e le banche cominceranno di nuovo a prestare alle imprese, all'industria, al consumo, eccetera, eccetera, questi soldi. Ma in realtà le banche non hanno assolutamente fatto niente di tutto ciò. I 1.000 miliardi che la Banca Centrale Europea ha erogato
al tasso dell'1% sono serviti alle banche per comprare il debito italiano, greco, spagnolo, portoghese, eccetera, eccetera. Siccome questo debito costa di più, è il famoso spread, no? Lo spread, che cos'è? La differenza tra i tassi di 10 anni del debito greco, del debito italiano, per esempio, e quello del debito tedesco. Questo è lo spread. Allora, se il nostro debito vale 4% e io ricevo 1 miliardo di dollari, di euro, in questo caso, dalla banca centrale all'1%, io uso questi soldi per comprare il debito italiano che vale il 4%. E così in questo modo è stato regalato un 3-4% secco alle banche. Risultato? L'industria italiana ha ricavato qualche cosa. Le banche italiane di questo prestito hanno utilizzato 173 miliardi. 173 miliardi che hanno fruttato a Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, che sapete bene in che situazione versa, tutte le banche italiane hanno fruttato un 3-4% secco. Perché? Tu dici uscire dall'euro, ma io non credo che sia necessario uscire dall'euro, basterebbe dire semplicemente: ma perché avete dato questi soldi alle banche private al tasso dell'1%? Lo potevate dare al governo italiano? all'1% o lo 0,5%. Il governo italiano avrebbe potuto usare questi soldi per finanziare le imprese, per pagare i suoi debiti, avremmo avuto un rilancio dell'economia. Come mai sono stati dati alle banche? Perché i padroni sono le banche. E il signor Mario Draghi non è nient'altro che un maggiordomo nelle mani delle banche. Quindi prima di dire che io voglio uscire dall'euro, voglio sapere dove vanno a finire gli euro. E perché li dai alle banche, regalando tutto questo profitto alle banche, quando potessi dare benissimo a noi? Risposta: non si può, perché il trattato di Maastricht impedisce alla Banca Centrale Europea di dare i soldi agli Stati europei. È obbligatorio darli ai cosiddetti mercati. Chi sono i mercati? I mercati sono queste banche, no? Ecco, allora, però nel trattato di Maastricht c'è scritto anche una cosa, articolo 140, paragrafo 2, c'è scritto: se un paese, adesso sto parlando dell'Europa attuale, nonostante tutta questa schifezza che vi sto raccontando, c'è scritto questa clausola, che se in un paese c'è un istituto bancario pubblico, questo istituto bancario pubblico ha diritto di ricevere gli stessi soldi al tasso di interesse dello 0,5%. Domanda: perché non si fa? Risposta: perché l'Italia non ha più un istituto bancario pubblico. Ah, fantastico! E ogni giorno voi leggete sul Corriere della Sera, sulla Stampa, su Repubblica, sul Sole 24 Ore, cosa leggete? Che bisogna privatizzare tutto. Privatizziamo tutto, hanno già privatizzato tutte le banche, non ce n'è più una sola che sia pubblica. E quindi noi non possiamo utilizzare l'articolo 140 paragrafo 2 del trattato di Maastricht, perché non abbiamo un istituto bancario pubblico. Tutte le banche, se non lo sapevate, sono private. L'ultima banca che restava non privata si chiamava Cassa Depositi e Prestiti, che era una banca, diciamo, un istituto pubblico di credito, che è stata recentemente trasformata in una società per azioni con l'ingresso delle fondazioni bancarie delle più importanti banche private italiane, e quindi diventata privata anch'essa. Allora, risposta: invece di dire usciamo dall'euro o non usciamo dall'euro, io propongo che il governo italiano, il signor nostro maggiordomo numero uno, si chiama Enrico Letta, dovrebbe andare a pigliare l'aereo domani, andare a Bruxelles e dire: scusate, noi adesso vi annunciamo che la Cassa Depositi e Prestiti di diretta pubblica la ripubblicizziamo e ci date il prestito, per favore, al tasso dello 0,5%. Non occorre uscire dall'euro, basta avere gli euro al tasso dello 0,5%. Ecco la risposta, molto semplice. Quindi la mia risposta è: prima di dire usciamo dall'euro, che non si sa bene che cosa significa, sono tutte chiacchiere, tutti sono diventati economisti. Io non sono un economista, non parlo da economista, io ragiono in termini molto semplici, da persona che guarda le cifre. Questo è sufficiente, sarebbe più che sufficiente per cambiare, per cominciare a cambiare l'Europa. Poi certo bisogna cancellare il trattato di Maastricht e buttarlo in eccesso, cancellare il trattato di Lisbona e ricominciare un nuovo processo costituzionale europeo con la partecipazione dei popoli,
con il referendum popolare che decidono se ci vogliamo stare o non ci vogliamo stare, e cominciamo un processo costituente per fare un'Europa democratica, con un Parlamento che decide, il Parlamento europeo che decide, il governo europeo e che lo può anche sfiduciare, e così via. Cioè, se dobbiamo delegare i poteri a qualcuno, che sia qualcuno che ha almeno una parvenza di democrazia. Questa è la mia risposta al problema. Com'è il livello di ansia? Sono stato tu nella serata, cinque in alto. Qualcuno ha qualche domanda adesso? Ma neanche la Banca d'Italia non è pubblica. Neanche la Banca d'Italia è pubblica. Qui c'è stata, qualcuno di voi avrà visto le polemiche, anche mi pare che fossero anche al servizio pubblico, a un certo punto qualcuno, non mi ricordo più chi, ha detto ma anche la Banca d'Italia è una banca privata, e c'è stato il commentatore di Santoro che ha detto ma come dice, la Banca d'Italia è un ente di diritto pubblico. Certo è un ente di diritto pubblico, ma è privata. La Banca d'Italia, gli azionisti della Banca d'Italia sono tutte le banche più importanti d'Italia, private, tutte private. Quindi è tutto così, è la stessa cosa per tutte le banche europee, che vi credete, ci siano delle banche pubbliche. Nella zona euro tutte le banche sono state privatizzate, e quindi la Banca d'Italia, la Banca di Francia, la Banca di Germania, la Banca del Belgio, sono tutte banche private. E invece io propongo, e nel programma di governo di Alternativa, che noi stiamo costruendo, un documento che è già stato scritto, tra poco lo pubblichiamo, andiamo a Bruxelles e facciamo la prima riunione il 17 di giugno, convocando Syriza, gli spagnoli, i francesi, i portoghesi, e cominciamo a porre la questione in questi termini. Primo, nazionalizzare la Banca Centrale Europea. Secondo, fare in modo che la Banca Centrale Europea abbia come unici azionisti le banche centrali dei paesi della zona euro, le quali devono essere a loro volta nazionalizzate, e quindi l'intero sistema bancario viene rimesso nelle mani pubbliche. Primo passo. L'idea che la Banca Centrale Europea deve essere indipendente dal potere politico è un'idea che hanno inventato i banchieri. Sappiate che non c'è nessun obbligo, non ci sono leggi generali dell'economia che dettano il fatto che le banche devono essere indipendenti dal potere pubblico. Ma vogliamo scherzare? Vogliamo mettere sullo stesso piano il destino di 10 milioni di greci o di 60 milioni di italiani e quello dei consiglieri di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena? Sono due cose diverse. Io scelgo di stare dalla parte dei 60 milioni di italiani. Non so se è chiaro. Secondo me la prima battaglia da fare è quella di ribaltare completamente il trattato di Maastricht. Perché se non si ribalta quello, non si può iniziare. Esattamente quello, esattamente. Cioè, noi abbiamo un governo e abbiamo il Presidente della Repubblica che ha lavorato questi anni, gli ultimi due governi che ha fatto, li ha fatti lui, di sua spontanea iniziativa, peraltro secondo me anche violando la Costituzione italiana, perché questa è la mia opinione. Il Presidente della Repubblica italiana non ha diritto di fare quel che ha fatto, ma il governo Monti che ha messo in piedi Napolitano e il governo Letta che ha messo in piedi Napolitano sono lì per eseguire gli ordini della Banca Centrale Europea. Le cose sono chiare come il sole. Allora, la mia idea è che questo governo, che io ipotizzo possibile e che rimasta a casa tutti, dovrebbe dire esattamente questo. Noi denunciamo il Trattato di Lisbona e il Trattato di Maastricht perché non corrispondono agli interessi dei popoli europei, non solo il nostro. Questo sistema è stato messo in moto, ma io, guardate, io ho fatto l'esperienza, lo so perché l'ho visto. Del resto qualcuno si può non fidare di me, benissimo. Ma se voi leggete l'ultimo libro di Giulio Tremonti, che è stato il nostro ministro in più di un governo, lui questa cosa qua la descrive benissimo, in modo molto chiaro. Com'è che si fanno? Come si sono fatte queste leggi? Voi vi credete che queste leggi sono state approvate dalle istituzioni europee? Ma non è vero per niente. Formalmente sì, ma le banche hanno messo i loro uomini nei punti chiave della Commissione europea e gli hanno fatto scrivere queste leggi. Le hanno scritte, poi si sono tolte la casacca e sono andati via e hanno lasciato il compito esecutivo ai funzionari della Commissione europea. Ma le leggi le hanno scritte loro e le hanno scritte nei loro interessi. Ma perché vogliono privatizzare tutto? Perché esattamente ci vogliono portare via tutto. Adesso in questo modo, il passaggio successivo, quello che vi è stato annunciato, perché qua e là sui giornali ce lo dicono. Adesso come facciamo a pagare il nostro debito? Abbiamo un debito mostruoso, orrore.
abbiamo 2.100 miliardi di debito pubblico. Improvvisamente questo debito è diventato, nel 2008 avevamo lo stesso più o meno debito e non se ne accorgeva nessuno. Improvvisamente dal 2008 in avanti questo debito è diventato la origine di tutto il disastro. Bene, loro ci dicono, avete un enorme debito, non siete in grado di pagarlo, dovete privatizzare tutto quello che resta. E verranno a comprare, se noi non li fermiamo, verranno a comprare tutto quello che abbiamo ancora da vendere, tutte le partecipazioni statali delle imprese pubbliche. Quello che non è stato privatizzato prima lo privatizzeranno adesso, con i soldi virtuali che stanno creando, che stanno spampando a grande ritmo, verranno con quei soldi che non valgono niente, ci compreranno tutte le nostre ricchezze e compreranno i palazzi, i musei, la galleria degli Uffizi, il Colosseo, tutte le ricchezze, le nostre spiagge, i nostri centri di ritrovo, la nostra struttura turistica, tutto compreranno con quei soldi. Allora, la prima cosa, oltre a quello di denunciare il trattato di Maastricht e di Lisbona, è dire che noi questo debito non lo paghiamo. Perché gran parte di questo debito è un debito iniquo e illegale, che né voi né io abbiamo mai fermato. Allora uno dice, ma come, i debiti non si pagano? I debiti di famiglia si pagano. Ma quelli che non abbiamo fatto noi non vedono che dobbiamo pagare. I calcoli dicono chiaramente, lo dico perché questi calcoli non sono misteriosi, li abbiamo fatti. Molti hanno lavorato in questa direzione, hanno lavorato molto bene, bene o male, più o meno, a occhio e croce, diciamo così, un terzo del nostro debito pubblico è un debito buono. Ed è il debito che i cittadini italiani che lo Stato ha contratto nei confronti dei cittadini italiani, buoni risparmiatori. Secondo me molti di quelli che sono qua sono questi cittadini italiani. Cosa hanno fatto questi cittadini italiani? Invece di buttare lì i loro soldi comprando il 15° telefonino al loro figlio, hanno risparmiato i soldi e li hanno messi nei CCT e nei BTP. Cioè hanno dato allo Stato i loro risparmi e lo Stato usa questi risparmi, garantendo un certo interesse, per fare quello che deve fare lo Stato, cioè fare le scuole, fare gli ospedali, dare l'assistenza, pagare gli stipendi, costruire le cose essenziali. Questo non è un debito cattivo, questo è il debito buono di qualunque Stato. Questo debito quindi va onorato con gli interessi. Ma il resto, cioè il 70% del debito, non è questo debito. È il debito che è stato contratto dai nostri governanti con i mercati internazionali che giocano con lo spread, come vi ho spiegato. Come vi ho spiegato? Per fare le guerre. Benissimo, allora quel debito lì non va pagato. Allora lo dice, oh Dio mio, chi è che dovrà pagare questi 70% di 2.100 miliardi di debito voi? La mia risposta è molto semplice, lo devono pagare le banche. Quindi lei propone un default selettivo? Propongo esattamente un default selettivo. Ci mandano le portaerei. No, ma sì, ci mandano le portaerei se noi non siamo capaci di difenderci. In realtà, vedete, quello che sta succedendo è esattamente questo. Non ce lo dicono, ma il debito greco, che tre anni fa, sembrava che il debito greco fosse o lo pagano o li ammazziamo tutti. Risultato finale, che il debito greco è stato tagliato del 50%, con una decisione della Troica, della Commissione Europea, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea. In silenzio l'hanno fatto, che non si sa, perché la Grecia è un paese piccolo. Si può fare la stessa cosa con l'Italia? È più difficile perché il debito italiano è in mano francese e quindi sarebbe un problema per la Francia. Ma siccome noi abbiamo già salvato, o meglio, non noi, ma gli Stati Uniti, con i dollari virtuali che hanno creato tra il 2009 e il 2010, hanno già salvato tutte le banche.